Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di Drama Experiments. Oggi torniamo a parlare del Waves One Knob. Già su questo canale esiste un video sul plugin Waves One Knob, però riguardava semplicemente il plugin One Knob Filter. Oggi andremo a vedere le principali funzioni, i principali metodi di utilizzo dei restanti 6 plugin della serie One Knob e soprattutto la loro applicazione in termini pratici. Allora, senza perderci in ulteriori chiacchiere, andiamo subito a vedere questa serie di plugin. Allora, eccoci qui nel progetto che ho preso come per fare l'esempio, diciamo. Si tratta della sessione di missaggio del video Drums vs Car, che trovate qui nella notazione. I video ovviamente li trovate anche nella descrizione, metterò sia nella descrizione che nelle annotazioni qui durante il video. Quindi nella sessione di missaggio poi ho creato un canale ausiliario dove ho mandato tutti i canali della batteria, quindi per gestire anche il volume singolo, insomma, tante cose. E quindi per quanto riguarda questi One Knob, li ho caricati tutti su questo singolo canale, perché voglio provare a modificare il suono dell'intera batteria, quindi della somma di tutti i canali. Quindi andiamo a vedere subito un primo esempio, per esempio il One Knob Brighter. Sostanzialmente questo One Knob Brighter serve a rendere tutto più brillante, quindi brighter da bright, più brillante. E facciamo subito un esempio. Questa è la batteria, quindi secca, senza alcuna modifica, infatti se lo stacco suona allo stesso modo. Ecco qui. Ora provo a fare qualche modifica alzando i livelli del One Knob. Ecco, questo è un esempio del appunto riguardo il One Knob Brighter. Sostanzialmente è un equalizzatore delle alte frequenze, ci permette di alzare le alte frequenze, insomma, sostanzialmente è questo. Questa è una cosa molto utile nel caso di registrazioni vecchie, magari che hanno perso quella brillantezza, allora magari si può utilizzare insieme magari all'Afex Vintage Aural Exciter. Appunto, come potete constatare dal video che ho fatto precedentemente riguardo appunto il mastering proprio con questo plugin, con l'Afex Vintage Aural Exciter, trovate sempre nella descrizione del video, è qui che arriva in questo momento, potete notare appunto che il programma audio, quindi la traccia audio che viene appunto processata, assume molte più frequenze alte e diciamo che si possono usare appunto insieme per ridare alla registrazione le frequenze che magari ha perso, soprattutto quelle analogiche di un po' di tempo fa, diciamo così. Quindi questo riguarda il One Knob Brighter.